Bordino, quota QR. Ma quanto misura? Sappiamo che il treno non è un trasporto a guida libera, come il trasporto stradale ad esempio, ma è un trasporto a guida vincolata. Cioè sono le rotaie che fanno da guida al veicolo ferroviario e la stabilità è assicurata dall'azione della rotaia sulla ruota, in particolare sul bordino. Bordino e quota QR, andiamo a scoprire che cosa sono. Sono Jacopo Ferraccioli e sono un macchinista ed istruttore ferroviario, ma anche un PDT, ed oggi entriamo nel mondo del bordino. Che cos'è il bordino? È la parte del cerchione che potremmo definire un elemento di guida laterale, che garantisce la stabilità in curva. E non possiamo pensare al bordino senza pensare alla quota QR. Quota QR indica la dipendenza della faccia attiva del bordino, definita dalla distanza tra i punti Q1 e Q2, e rappresenta il punto del bordino dove avviene il maggior contatto bordino-rotaia. La proiezione di questi due punti definisce appunto la quota QR, che, per meglio dire, rappresenta l'indice di pendenza della faccia attiva del bordino come distanza tra le proiezioni dei punti Q1 e Q2. Ma dove sono questi punti Q1 e Q2? Prendiamo il disegno di prima. Q1 lo troviamo 2 mm sotto la sommità del bordino, che sarebbe il vertice più alto, il punto più esterno in altezza, mentre Q2 si trova 10 mm sopra il circolo di rotolamento. Qui! Quota QR, misure. Conoscere la misura nuova della quota QR non vi serve, ma sappiate che può misurare 10,5 mm. Ma non è questa la misura importante. La misura importante è quanto può essere minimo, ossia la misura oltre la quale questa quota QR non deve scendere. La quota QR deve essere sempre superiore a 6,5 mm. Quindi, ovviamente, il bordino è soggetto ad usura, è ferro, si consuma. L'usura porterà ad un ovvio consumo del cerchione e questo porterà ad un assottigliamento della quota QR che, come abbiamo detto, rappresenta l'indice di pendenza della faccia attiva del bordino, e cioè della parte del bordino che tocca la rotaia e che garantisce l'iscrizione in curva e la guida vincolata. Bene! Grazie per essere rimasto con me fino alla fine, fammi sapere cosa ne pensi del bordino e della quota QR qui sotto nei commenti, e se il video ti è piaciuto metti un mi piace, se ancora non l'hai fatto iscriviti alla mia pagina YouTube e alla pagina Instagram, così accederai al 100% di tutti i contenuti sulla ferrovia e non solo. Grazie, ci vediamo dall'altra parte allora.